Allora, porta su cavalletto da terminale. Pian piano la riparazione sta andando avanti e non è una riparazione facile, questa è un'ammaccatura. Quindi però pian piano il bollo si sta riducendo, adesso vediamo di alzare qui e portare il più in piano possibile. Quindi siamo a metà lavorazione. Ok. Oh. Allora, qua ci sono dei punti bassi perché prima si spiana, si porta tutto più o meno in piano, poi si creano dei bassini, delle smagliature, queste vanno riprese e portate in piano. Quindi lavorazione micrometrica è questa la difficoltà, quindi la precisione che si acquisisce negli anni. Qui adesso non è un bollo, è un'ammaccatura, quindi è ancora più difficile, però anche nel caso della grandine, le smagliature si riparano in questo modo. Quindi alla fine, ad esempio nel caso dei tetti, si inquadra togliendo il portellone. Quindi si riparano tutte queste piccole imperfezioni. I bassini, gli strappetti, le smagliature si riparano in questo modo. Quindi si ridà la curvatura alla lamiera. Quindi queste sono lavorazioni che, se fatte bene, non c'è bisogno di lucidare. Se si creano dei punti alti, non eccessivamente alti, i punti si possono anche distendere lavorando prima e dopo il punto. Quindi in quel modo la lamiera si distende e il punto alto va via. Sto lavorando da lontano con una leva Dancraft, quella arancione a doppia angolazione. Quindi è fatta a taglio, sto lavorando con la punta della leva, quindi con un puntino di leva, proprio per entrare nei microbolli e per sollevarli. È una lavorazione che richiede tempo, sono ammaccature, sono lavorazioni che, insomma, se vengono richieste si fanno, però è molto più facile riparare i bolli. Quindi un levabolli in genere le ammaccature può anche non farle, se il cliente lo chiede. Vado anche a riparare le ammaccature, a rifare la linea originale delle lamiere, sia delle lamiere, in questo caso delle porte in particolare, sia in lamiera sia in alluminio ovviamente. Differenza di lavorazione non ce n'è, c'è solo differenza di forza da dare. Quindi adesso qua sotto la maniglia è rimasto un po' basso, lo vedo dopo che ho lavorato sopra e vado a rifinire, vado a rifare la linea. Questa era una bocciatura su una porta di un Audi A4 Road, bocciatura di 50 centimetri, quindi c'era da ricostruire tutta la parte centrale della porta. Quindi se si vuole lucidare, si lucida, però io la macchina la do già entrando nei microbolli finita. Per una migliore lavorazione si lucida, non troppo con la 3000 per non togliere la buccia. Ci sono anche dei martelli che utilizzo se è necessario lucidare di più su bolli peggiori, su ammaccature peggiori. Ripeto, ci sono dei martelli e dei punzoni che utilizzo per rifare la buccia. Questa è una lavorazione da carrozzeria, quindi piega ricostruita. Ovviamente qui va riverniciato, eh. Quindi i punti di sella sono stati ricostruiti, qua il video è ingrandito, qua va riverniciato. La visione senza lampada. Ovviamente, situazione migliore rispetto alla visione con la lampada, si vede di meno senza lampada, piega ricostruita,
ovviamente qui va riverniciata. Quindi su macchine di qualche anno si può fare un ritocco, è sempre meglio di avere una macchina bocciata, però qua va riverniciata. Per vedere la porta, se riesco vi allego anche le immagini iniziali, quindi questa è la porta bocciata, la bocciatura era di 50 centimetri, come è stata riparata, la maniglia è rientrata. Ci tengo a dire, questa è una riparazione, quindi il lavoro per il mio modo di lavorare non è perfetto, è una riparazione. Può essere accettabile su macchine di qualche anno, però rimane una riparazione. Quindi bollo, ammaccatura eliminata, ho suggerito al cliente la riverniciatura già prima della lavorazione. Ora, questa è la situazione della fiancata. Ovviamente sotto sarà da fare se temporaneamente si vuole lasciare così, un piccolo ritocco di vernice, però la linea delle due porte c'è, l'ammaccatura è praticamente stata riparata, piccola imperfezione sotto, quindi grosse ammaccature riparabili. Ci vediamo nei prossimi video.